La città metropolitana sta per varare in modo definitivo il piano strategico metropolitano che prevede investimenti nelle aree metropolitane. Prevede un investimento cospicuo di parecchie centinaia di milioni. Qual è la sua opinione a proposito di questo piano? Allora, prima di tutto voglio ringraziare la città metropolitana perché finalmente si ha la possibilità di varare un piano strategico con delle richieste da fare da parte nostra, anche se diciamo così, ci sono delle richieste da poter mettere in campo. Noi abbiamo chiesto solamente di avere diciamo, un incentivo per le strade di collegamento e per un efficientamento per quanto riguarda energetico al comune di Capra, anche se è un comune piccolo. Queste cose a noi servono come massima efficienza per dare un input diciamo, alla comunità e al paese e per rendere i cittadini più consapevoli di avere una città metropolitana finalmente vicina ai comuni, anche se piccoli. Il vostro è un comune di piccole dimensioni, crede che sia importante anche nell'attuazione di questo piano incrementare la cooperazione tra i piccoli comuni, che sono vicini? Sì, soprattutto con i comuni vicinori perché diciamo, noi stiamo in una zona dove i comuni maggiormente sono, i più grandi arrivano sì e no a 10-15 mila abitanti, gli altri chi 2005, 2006, 1500 abitanti, quindi una cooperazione tra questi comuni va auspicata nel tempo. Grazie.